Cari amici Telebari, bentornati a Tempi Supplementari. Siamo sempre qui in compagnia di Marco Pezzella, O Romeo. protagonista, o Romè, protagonista di Giulietta e Romeo a Bari Vecchia, uno spettacolo teatrale Sì, molto interessante. Ci siamo appena assolutamente. lasciati con Igor Protti per Bari Unicona. La bandiera Per Bari proprio. Unicona e c'è un'icona salentina, un calciatore Miccoli, che non può fare a meno, per sua stessa missione, di sentire ogni giorno e prima di ogni partita i Sud Sound System. System. Benvenuto a Gianni Papa! Benvenuto Gianni! No, esatto, sarebbe Papa Gianni, comunque va bene così. Buonasera a No, tutti io voi. non volevo dire Papa Gianni perché non volevo offrire il fianco ad un attore che avrebbe potuto, insomma, fare subito una battuta. Allora, parliamo immediatamente di una cosa. Tema della puntata sono le scelte. I Sud Sound System hanno fatto una scelta: rimanere saldamente ancorati alle proprie origini. Cosa c'è di più bello che cantare delle proprie origini? Guardi, noi, cioè, la scelta è stata un fatto quasi naturale, essendo come tutti emigrati al nord in cerca di fortuna, siamo durati solo il tempo ristretto di un anno e abbiamo capito qual era la vera strada, che era quella di tornare e cercare, per quanto è possibile, di costruire un qualcosa di buono, nel sud d'Italia, ricco di fermenti e di menti molto aperte e molto intelligenti. La musica dei Sud Sound System è una musica amata in tutte le parti d'Italia, quindi nonostante una matrice doc legata all'accento, legata al modo di parlare tipico di quelle zone, andiamo tutti al mare in quelle zone meravigliose l'estate e visitiamo spesso e volentieri Certo. quei posti, è amato perché il suono, la musicalità dei Sud Sound System, perché anche premiano che cosa? Premiano l'elemento dialettale, che forse è un po' dimenticato. A New York non esiste l'americano perché tutti parlano lo slang del posto. A Manhattan Esatto. parlano in un modo che, Assolutamente. a differenza di altri americani nel Minnesota, non è assolutamente orecchiabile per loro. È come se fossero stranieri. Lì fa figo, si dice dalle nostre Sì. parti. Se invece in Italia si canta il dialetto, si viene presi per provinciali. Non è vero. Vogliamo ribadire questo concetto? Il concetto dovrebbe essere quanto più naturale possibile. Noi fortunatamente dobbiamo difendere questo slang e questo modo nostro di parlare pugliese come un fatto di cultura, come un fatto di appartenenza alle nostre radici. Ed è questo che dovrebbe anche inorgoglirci. Non dico che istituzionalmente dovrebbe essere insegnato il dialetto, ma comunque andrebbe fatto un lavoro di ricerca, di conservazione di termini che comunque anche da noi vanno scomparendo con l'avvento di questi neologismi derivati dall'inglese o dalla rete, insomma. No, ma infatti io ti saluto innanzitutto e sono assolutamente d'accordo. Io ho appena finito un progetto che sposava proprio questo accento sul dialetto, cioè il fatto di non perdere di vista il dialetto. Noi abbiamo tradotto Giulietta e Romè cioè Romeo e Giulietta Oddio, ci confondiamo. dall'inglese e l'abbiamo fatto diventare una cosa praticamente in barivecchiano. E credo che Bellissimo. penso che anche con la musica si sposi questa logica, nel senso per me attorialmente è stato molto facile perché il dialetto mi dava già le intenzioni e penso che con la musica forse scrivere in dialetto sia molto più musicale che scrivere in italiano, perfetto, immagino. Ma sì, ma anche tante espressioni, no? Io ricordo qualche anno fa, non so se voi lo ricordate, tutti i venditori ambulanti di ogni cosa, no? Di qualsiasi A cosa che voglia. andavano in giro per i paesi. Se Certo. tu senti quelle filastrocche, erano veramente delle canzoni, Sì. delle poesie, insomma, delle cose troppo belle che purtroppo, ahinoi, con l'avvento dell'ipermercati, sta roba è andata via via È un scomparendo. pezzo d'Italia vero, quello che si sente, questo richiamo. E tra l'altro, citiamo anche il grande Nanni Moretti, approfittiamo della presenza di Marco Pezzella, attore, e naturalmente anche del nostro ospite telefonico. Ricordiamo che il film Eccebombo ha questo titolo Olha. perché Nanni Moretti ricordava da bambino un venditore di Sì, pezze per sì. strada, ma non ricordava esattamente la frase di questo venditore di pezze. Certo. E allora ha detto: io mi ricordo Eccebombo, non so cosa significa, ma è un ricordo dell'essere ragazzo, del sentire a prima mattina non il rumore del gallo, ma sentire il venditore di stracci che grida un qualcosa che a me ricorda queste due parole molto semplici. Quanto
quanto bisogna recuperare le origini, lo abbiamo appena detto, ma soprattutto quanto dovremo esportarle? Andrebbero esportate di pari passo ai nostri prodotti, come dire, culinari tipici, della nostra terra. Cioè, insieme alle orecchiette, insieme... Alla stessa stregua di tutto pasticciotti. Ciò. E pasticciotti. Come siamo famosi per le burrate, esatto. per le coratine, per tutte queste robe qua, così. Esattamente. Ma soffrite, comunque... ma quando cantate fuori, scusa se ti interrompo, quando cantate fuori, apprezzate la cucina nella regione nella quale vi trovate, oppure avete già un pochino di saudagi, avete un pochino di nostalgia per le cose buone che si mangiano qui? Guarda, fortunatamente in Italia viviamo in un posto meraviglioso, dove comunque in ogni regione ci sono delle robe troppo buone a cui non si può dire di no. Comunque diciamo che la Puglia in sé è una delle migliori, insomma. Oh. Diciamo nel meridione d'Italia, non fatemi essere leghista, ma è così. Salutiamo tutti i leghisti che no, ci stanno. No, potremmo esserlo al contrario, cioè secondo me saremmo un movimento molto più ampio. E molto più aperto, ma a proposito di derby, Enrico Miccoli è un appassionato dei Sud Sound System. Lui adora Rey Mysterio del wrestling, io sono un amico del papà Enrico, e adora voi. Ve lo portate in giro ogni tanto in qualche tour? Lo fareste felice come un bambino a Natale, visto che siamo in tema? Sì, ma in qualche occasione è capitato. Comunque con Fabrizio e la famiglia siamo in buoni rapporti, ci vediamo lui quando torna, sia per infortuni che per ferie, sta sempre in paese, vive in paese. E frequenta quello che è il paese, i bar, i circoli, non è il classico VIP, tra virgolette, che non si fa vedere, anzi, siamo molto amici, insomma, nulla vieta che ogni tanto facciamo anche qualche cena insieme. E a proposito di nulla vieta, è un messaggio che potrebbe qualcuno definire banale, però superiamo il campanilismo, diciamo le cose come stanno. A Bari, sul Sound System, soltanto perché appartengono ad una regione salentina, possono essere visti da qualche occhio un po' pigro, miope, no, vero, da qualche sordo. Me. I Sud Sound System sono una realtà pugliese e anche a Bari siamo non orgogliosi, ma orgogliosissimi di far parte della stessa terra. Lasciamo stare i decreti che stanno un pochino affastellando le regioni, le province e i comuni, ma un orgoglio musicale della Puglia, oltre a caparezza, sono i Sud Sound System. Certo. E ti ringrazio veramente per essere stato qui. Hai giocato il 2 fisso ed hai vinto in schedina. Ti ringrazio veramente, grazie. Grazie a voi, io saluto tutto il popolo barese che ci accoglie sempre ben volentieri, devo dire, ogni ma volta infatti, che veniamo. Ma infatti sono proprio discorsi campanilistici, cioè vanno superati in questi tempi. Perché altrimenti facciamo la fine dei leghisti che critichiamo. Ma infatti, attenzione. Cioè assolutamente. Anche io proporrei un gemellaggio, orecchiette le portiamo noi, pasticciotti li porta ma loro. Ma no, ma siamo perfetti anche come menù, cioè noi possiamo portare il primo, voi portate un dolce perfetto. Come cioè. Secondo, vediamo dove guarda, andare. Io vi aspetto con un bel polpo arrosto, che secondo me come lo fate voi non lo fa nessuno com'è al mondo. Com'è che si dice a Bari polpo arricciato, però? Arrosciato, arrosto, e l'addizione se ne va a quel paese. Sì. Grazie ancora, c'è anche un detto meraviglioso. Vai. Per chiudere. Che ciao. Non so se lo sapete. Voi non l'ho sentito, scusa. Senti dico, il detto. C'è un detto meraviglioso. Dimmi. Che la donna è come polb. Più la sbatte, più se ne nerisce. Cosa... E chiudiamo e ringraziamo l'associazione provinciale delle femministe che ci continuerà a seguire. Ci saluta. Ecco. Grazie a Papà Gianni grazie a e ai Sud Sound System. Solo qui a Tempi Supplementari a Telebari. Pubblicità, torniamo subito.